cosa sono disposto a perdere per ciò in cui credo? Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti». Il Vangelo di Luca ci offre qui il brano delle beatitudini, che nel Vangelo di Matteo è descritto sotto 9 beatitudini. Qui ne abbiamo 4. Beati voi e 4 guai a voi. Queste espressioni racchiudono il cuore del Vangelo. In Matteo sono l'inizio del discorso della montagna, qua sono l'inizio del discorso detto della pianura. Gesù alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Gesù qui prosegue il suo dialogo con Dio, iniziato la notte precedente. Tutta la nostra vita deve scaturire da un cuore che prega. Diceva loro: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio». Liberi dalla schiavitù delle cose, il povero può ricercare Dio. Corro il rischio di appartenere a qualcosa che non è importante. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Di cosa ho fame nella mia vita di fede? Beati voi che ora piangete, perché riderete. Qual è la mia più grande sofferenza? In cosa cerco consolazione? Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Quanto tempo spreco per ricercare la gloria degli uomini e non quella presso Dio? Sono mai stato offeso o deriso perché cristiano? Rischio mai di difendere Gesù quando viene offeso? Chi sono le persone che io stimo per la loro testimonianza? Sono fiero di essere cristiano cattolico. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Sono disposto a perdere qualcosa per difendere ciò in cui credo? Mi metto dalla parte degli ultimi? Secondo te, in quale ambito la Chiesa è più perseguitata? Quanto pesa la tua ipocrita neutralità quando c'è necessità di difendere il Vangelo? Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Quando la ricchezza prende il posto di Dio e diventa la mia religione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. La pancia piena di chi non cerca nulla e non ha la forza di ricercare Dio. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Come mi faccio carico del dolore degli altri? Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. È questo il pericolo di chi usa il Vangelo per ottenere gloria dalle persone. Aiutami Gesù a compiere il bene senza che oggi qualcuno possa ringraziarmi. Quale domanda del commento ti ha più colpito? Perché? Scrivimi qui sotto. Iscriviti, condividi e commenta.